Cioè, amiche e amici, le vere seduttrici usano il cervello. Molte donne sbagliano cercando di sedurre utilizzando prevalentemente, diciamo, la sessualità, prevalentemente la fisicità. Questo sicuramente, può essere un aiuto nella fase di attrazione, ma non serve a conquistare un uomo, non serve a farlo innamorare. Se vuoi sedurlo, se vuoi farlo innamorare, devi usare il cervello. Ma cosa significa usare il cervello? Significa che non devi lasciarti condizionare dalle tue spinte emotive, dalle tue esigenze emotive. Questo è lo scotto, diciamo così, il prezzo che deve pagare la seduttrice, perché se ti lasci trascinare dalle tue esigenze, dal bisogno, ad esempio, di costruirti una famiglia, che so, di fare dei figli, ti lasci trascinare da questi impulsi, naturali sicuramente, però non riesci più a conquistare, perché è come se tu, come la tartaruga, diciamo così, che gli fanno vedere l'insalata davanti. E lei insegue, 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 non rendendosi conto che magari può finire giù da un burrone. E la stessa cosa capita nel momento in cui ti lasci condizionare da questi impulsi, perché diciamo, tenderai ad aggrapparti a persone che magari naturalmente andranno a stimolare queste tue esigenze, ti faranno, come dire, ti produrranno delle illusioni. Fondamentalmente, la nostra parte emotiva tende ad aggrapparsi a sogni illusori, anche piuttosto che morire di fame, tende ad aggrapparsi alle illusioni. E nel momento in cui si aggrappa alle illusioni, resta condizionata. Quindi, per diventare una seduttrice, devi acquisire fondamentalmente questa abilità, l'abilità di riuscire a gestire la tua emotività, che non vuol dire non viverla, ma vuol dire non restarne succubi, che significa come un cavallo selvaggio che deve galoppare, però indirizzato, non deve galoppare a caso. E quindi, come dire, devi iniziare a decidere tu quando vivere delle emozioni, in quali condizioni, con chi. Decidere tu quando è il momento di lasciarsi andare, quando è il momento di viversi il pathos, il coinvolgimento. Certo, è un lavoro su se stessi, ma l'importanza della seduzione sta proprio in questi termini. Ti aiuta a entrare di più dentro di te, ti aiuta a conoscerti meglio, ti aiuta ad avere un miglior rapporto con te stessa. Questo è fondamentale. Se tu punti soltanto sull'aspetto fisico, sull'essere scosciata e l'essere popputa e scollata, diciamo così, resterai molto delusa perché certo attrarrai molti uomini che ti porteranno magari a letto, ma di fatto non si coinvolgeranno con te, oppure si coinvolgeranno quelli sbagliati. Questa è un'altra che ti faranno soffrire, che ti genereranno situazioni di questo genere. Per cui, se vuoi sedurre, devi imparare a usare il cervello. Significa non studiare la matematica o la fisica, ma imparare a gestire la propria emotività. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. Servizio gratuito solo per gli iscritti al canale. Quindi iscriviti al canale e se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici. Ciao!